La globalizzazione che cambia le nostre vite e il nostro modo di lavorare. L'economia dei beni immateriali che dilaga. Le opportunità e i rischi connessi alla robotizzazione dei processi produttivi. La prospettiva di una sempre crescente disoccupazione tecnologica. Diminuirà in futuro la popolazione attiva? Lavoreremo tutti meno ore al giorno? Come affrontare questi scenari? I portavoce della Commissione Lavoro della Camera non guardano le prossime elezioni, ma le prossime generazioni, e fanno ricorso a un parterre di esperti per prevedere come cambierà il modo di produrre nel prossimo decennio. Dalla proficua collaborazione con il professore Domenico De Masi, eminente sociologo del lavoro, nasce il progetto Lavoro 2025, uno studio a carattere scientifico prima ancora che politico. Un lavoro che raccoglie contributi importanti e racconta come muterà il nostro modo di operare per la collettività nei 10 anni a venire. Il 18 e 19 gennaio ne parleremo in una o due giorni importantissima, all'Auletta dei Gruppi di Montecitorio, durante la quale incontreremo esperti e osservatori per elaborare e delineare il panorama di un mondo del lavoro in rapida evoluzione. Naturalmente siete tutti invitati a partecipare.